Ciao a tutti, sono Candida. Nel video di oggi realizzerò insieme a voi questo cuore in legno che ho pensato come fuoriporta natalizio, o comunque in qualsiasi caso è una decorazione natalizia che ognuno può decidere di usare come meglio crede. E io ho già in mente a chi regalarlo perché so che lo apprezzerà molto, visto i colori, visto le tonalità chiare, perché appunto è il modo in cui generalmente decora la casa nel periodo natalizio. Allora, per realizzare questo cuore ho utilizzato l'album di Ciao Bella, Time for Home. Questo album è bellissimo, ha delle carte con dei soggetti che sono veramente particolari. Io ne ho messi qua intorno qualcuno, così potete vederlo. E si presta benissimo a non fare necessariamente le cose natalizie, perché comunque non è un album prettamente natalizio. Però è bello proprio per questo, perché si può fare sia qualcosa di natalizio aggiungendo appunto le classiche decorazioni del periodo, oppure semplicemente un qualcosa legato all'inverno, che può essere un album, ma mi vengono in mente tantissime cose per poter utilizzare questa carta perché ha dei soggetti veramente particolari. Vi faccio vedere il cuore nel dettaglio, così poi capirete meglio come ho realizzato il video quando vedete appunto effettivamente come l'ho strutturato. Allora, ho usato semplicemente tutta carta che ho, tutti i particolari che ho ritagliato dall'album Time for Home. Ho aggiunto semplicemente, così per dare un tocco un po' particolare, del pizzo che ha sostituito il telo che era appoggiato sul disegno sulla scala, ma io l'ho riprodotto con un pizzo in modo da dargli un pochino più di rilievo. E poi ho utilizzato delle paste per così dare un pochino questo effetto neve. Paste che potete usare un qualsiasi tipo di pasta, o addirittura se non avete della pasta potete usare anche dell'acrilico bianco, quello un po' spesso, non già diluito per pitturare. Lo passate con una spatola e riuscirete così ad ottenere questo effetto neve. E dopodiché ho ancora aggiunto queste palline che sono dei granelli di un materiale molto, molto leggero che si usa apposta per lo scrapbooking, che ho mischiato con della pasta e della colla in modo da poterle poi incollare direttamente sul supporto. Dopodiché, vedete, ho ancora aggiunto giusto questi particolari che sono dei ciuffetti che trovate nelle classiche decorazioni di Natale e nient'altro. E quindi comunque vedete che semplicemente con un supporto e della carta ritagliata in un certo modo, insomma, si riesce a fare qualcosa di veramente carino e vi dirò di relativamente semplice, quindi chiunque lo può fare. E detto questo, adesso che vi ho fatto vedere un pochino i particolari, ancora una cosa, durante appunto la lavorazione vedrete che ho distribuito un pochino di brillantini. Nel momento in cui avevo ancora la colla, le paste che erano bagnate, appunto ho passato un po' di brillantini per dare questo effetto che adesso provo a farvi vedere, che è molto bello. Non so se si vede bene con la luce della telecamera, però è un effetto luminescente che rimane fine ma bello nello stesso tempo. Quindi penso di avervi un po' spiegato un po' tutto nel particolare, e adesso non ci resta che vedere come realizzare il nostro cuore natalizio.